Salve a tutti i miei utenti ed eccoci qui, questo è un episodio di consigli per il DM. Allora, il titolo è molto chiaro. Cosa intendo? Perché far prove, sbagliare è utile a un DM? Per il semplice motivo in cui una persona impara tante nuove cose sperimentando e molte volte anche fallendo, sbagliando, commettendo errori. Quindi sul gioco di ruolo, parlo anche per tutti i giochi di ruolo, non solo Dungeons & Dragons, ma in Dungeons & Dragons questa cosa è molto forte. Ai master bisogna spronarli a uscire dalla zona di comfort, a andare a provare meccaniche nuove, concetti nuovi, idee nuove. Questo è importante. Chi mi conosce da tempo sa che io un po' sono contro avventure già pronte, già scritte, già confezionate, perché limitano il potenziale del Dungeon Master. Sono d'accordo che non tutti vogliono fare Dungeon Master, sono magari più portati, però se non ti sproni, se non provi, se non sperimenti, come fai a saperlo? Come fai a scoprirlo? In questo video racconterò una delle mie sessioni che ho utilizzato, che non sono riuscito a raccontare in dinamico perché in quelle sessioni che va tutto bene, preciso, gruppo bravo, esperto. E allora non è interessante dire sempre: ehi ragazzi, sono stati bravi, hanno vinto, hanno giocato bene. Capite che è abbastanza leggera. Come vedete, c'è più contenuto dove c'è magari un fallimento, dove ci sono dei problemi, dove c'è qualcosa da aggiustare a livello proprio magari o di meccanica o di gioco, che più proprio nell'avventura stessa. Comunque, tornando al discorso. Perché è molto importante sperimentare e specialmente magari sbagliare, fallire, una paura che molti hanno paura. Ma ragazzi, dal fallimento, dall'errore, una persona impara. Ok? Questo non vuol dire che di sbagliare volontariamente, ma si fa le prove, si sperimenta. C'è una regola che non dovete mai dimenticare in tutti i giochi del ruolo. Quando voi fate un tentativo, una prova, il bersaglio finale è sempre il divertimento di tutti al tavolo. Quello è il punto, il caposaldo. Sotto potete fare tutto quello che volete, perché i vostri giocatori capiranno, vi aiuteranno, ci si può correggere in corsa, magari qualcuno ti ha dato un'idea geniale, e può nascere qualcosa di nuovo, di bello, di costruttivo, capite? Allora, porto questo mio esperimento, perché è stata una prova, dico già una prova, è andata bene, però avevo messo le mani avanti dicendo potevo andare male. Io ho tentato, sperimentato. Io sapete che da qualche anno sono un qualche anno, da parecchio sono un fan di Warhammer 40.000, ma è da qualche anno che ho approfondito molto. Avevo Rogue Trader, un gioco di ruolo quello un pochino più vecchio, e è uscito Wrath and Glory, subito ho colto la palla al balzo. Il problema di Warhammer 40.000 qual è? 40 anni di scrittura sulla lore, sulla storia, sull'ambientazione. È un gioco come a 40.000, o lo ami o lo odi. Cioè, se ti ci butti è come l'abisso, quindi vieni divorato e passi anni, anni, anni a scoprire, a aumentare la conoscenza, a vedere, e non finisci, perché non finisci. Ancora non ho finito, le scopri cose nuove. Oppure, proprio per questo, lo odici. No, questo è un iceberg troppo grande, faccio altro, che poi non è per tutti, è un altro discorso, che è abbastanza gotico, da, vabbè, quello è un altro discorso. Però, un gruppetto di giocatori esperti, io volevo farli giocare a Wrath and Glory, ma non li volevo neanche ammorbare con ore di vocali, messaggi che spiegavi la lore, 40.000. E allora ho avuto quest'idea. Facciamoli la provare sulla loro pelle la lore del 40.000, facciamogli giocare qualcosa che è talmente basico, talmente senza bisogno di spiegazioni, che imparano mentre giocano, ok? Cosa che nei 40.000 per con Warhammer non è così semplice da attuare. Come fai con l'impero? E qui l'idea: tu non giochi l'impero. Io ho fatto giocare gli Orcs. E qui vedrete che vi spiegherò in pochissimi minuti una cosa semplicissima. E lì subito è venuto un altro di ragazzi che gioca con me, che gliel'ho fatto conoscere un po', l'ho fatto
provare, giocato l'Elder con altro gruppo, quindi lui varie avventure, spiegazioni, lui fa tutto il percorso, attualmente ha una conoscenza base, però è spronato. E mi ha detto subito, no, no, non può venire, cioè tu ci puoi provare, ma non verrà. Proviamo, iniziamo. Questo è il primo mattone, la prima avventura. Infatti, vi dico già che il finale che mi è piaciuto talmente tanto che quando finiamo campagna D&D cominciamo avventurine anche a Latte Glory. Per dirvi che se non sperimentavo questa cosa, loro non l'avrebbero mai giocata. Capite? Se andiamo sempre lì sul discorso. Ah, giocano gli Orcs. Che cos'è un Orcs nel 40.000? È una creatura che è nata solo per combattere. C'ha il cervello di una nocciolina. Tutto quello che sa fare è sperimentare, però fa cose nuove. La tecnologia gli funziona a mano perché credono che funzioni, concetto semplicissimo, e seguono il più forte. Basta. Cioè, tre cose che uno non è che se ne deve sforzare a ricordare, capite? Una base. Tutta la loro cultura, cose varie, è questo, non c'è altro. Cioè, detta brutalmente, proprio come sono loro, so, giocavano i ragazzi con un comando, cioè proprio la base della base, sanno niente. Giocando potevano incontrare un Pemboy, potevano incontrare altre unità, i cacciacarri avevano incontrato, hanno conosciuto. E quindi, spiegazione, proprio pochi vocali, e in gioco venivano fuori qualche domanda. Se memorizzavano e tassello per tassello apprendevano perché sono concetti base messi uno per volta attuati e si apprendeva subito. La parte difficile era far capire l'impero dell'umanità, tutte le regole, cose varie. Ma loro si sono scontrati, ci sono andati addosso, l'hanno visto da esterno quello che è l'Imperium. Che hanno assaltato un manufactorum, ne hanno incontrato delle guardie imperiali, dei lavoratori barra schiavi, tecnoprete, e già qualcosa. Potevano incontrare qualche carro armato, qualche squadra mezza città, non l'hanno fatto perché avevano le scelte, ovviamente, potevano fare tutto. Ventura hanno vinto, hanno fatto manovroni bravissimi, ma capite, hanno giocato un'avventura. Sono divertiti tantissimo. In un gioco complicatissimo di lore, apprendendo senza dover fare tutto lo spiegone. È questo il concetto. Se io non avessi fatto questo esperimento, questa mia idea non l'avessi attuata, mi ero messo a fare i passaggi step by step. Ah, qui sperimento con questo, incontro con questo, perché gli incontri, la tengo è un gioco violento, di action. Incontri servivano a fargli apprendere cose in realtà, perché i loro personaggi sono stupidi, ma i giocatori no, vedevano, apprendevano, utilizzavano tattiche degli orchi, cioè loro io senza avergli spiegato nessuna tattica degli orchi, loro me ne facevano, proprio perché il concept è talmente basico che ci arrivavano. Questa è stata la grande soddisfazione. Cioè, allora io a un certo punto, ma non dico neanche a metà sessione, poco prima, io cavato le mani. Cioè, erano diventate delle macchine di istruzione. Ma a livello di lore, a livello anche di gioco, andavano da soli. Io mettevo sulla meccanica, perché giustamente era un gioco nuovo. Facevano il pool di dadi, tiravano, si divertivano. Cioè, infatti è stato un successo eccezionale, anch'io non pensavo. Ma se io non tentavo, mi facevo frenare. Per la solita paura, ma la sessione ti va male perché poi era una sessione tra virgolette importante, ci si rivedeva dal vivo, non giocando online, dato il periodo migliore, c'era un ragazzo che lavora fuori, tornava a casa, potevamo giocare dal vivo, hanno detto portiamo qualcosa, divertiamoci insieme, capite? Quindi sarebbe stato brutto che si non divertisse, però. Io forse un po' anche arrogante del fatto che so quel che faccio, 20 anni che gioco da ruolo, quindi qualcosina ne ho provate, ho voluto fare questo esperimento, capite? Se andava male, succedeva niente, si correggeva in corsa, ok? Dava magari l'idea a me per migliorarmi in futuro, quindi importantissimo, fate esperimenti, ok? Magari anche più semplici, uscite dalla zona di comfort.
Io questo a me mi è molto facile perché ho giocato tantissimi master, tantissimi giochi, tantissimi mood, tantissimi stili, ma capisco che per ragazzi, quindi giovani che giocano magari da poco o che fanno solamente quello, che non c'entra il male, sono un D&D dungeon crawling, sono un D&D narrativo, quello che volete, vi dico uscite. Io conosco tanti giocatori, ma non c'entra il male, giocano sempre solo una tipologia di classe. Perché gli piace, vabbè, giusto. A un certo punto, però, quando senti che un po' magari non sei stimolato, esce magari un po' la noia, non dar la colpa al gioco. Esci, prova altro, vedi, esplora. Stai della torta, stai prendendo solo il condimento, la puntina sopra, cioè non stai assaggiando tutto. Ok? Questo è importante. Quindi, concludo, ringraziando per avermi seguito fino a qui, fatemi sapere la vostra. Vi consiglio, sperimentate, non abbiate paura di fallire, di sbagliare. Importante che mettete al primo posto il divertimento di tutti. Poi, se scorregge in corsa, vi aprirà la mente a nuove prove. Apri la mente anche agli altri. Magari qualcuno spronato dal vostro entusiasmo può provare a fare il master. Fate il master a rotazione. Tutte queste cose vengono fuori perché sono esperimenti, sono prove. Io purtroppo in vita mia non ho avuto grandi fallimenti su queste mie piccole prove, proprio perché dettate anche l'esperienza. Io ho cominciato tardi a sperimentare. Io inizialmente ero chiuso, gioco quello, sempre quello, mood quello, sono tanto bravo, mi viene tanto bene. E poi mi sono reso conto che mi perdevo qualcosa. E ho aperto. Però già partivo con molta esperienza. Quindi non ho grandi racconti di sessioni che hanno annoiato o una cosa che non è venuta bene, purtroppo. Ma se ne avessi, ve le racconterei perché sbagliare non c'è niente di cui vergognarsi. Anzi, è lì che tu ricordi l'errore, lo metti in gioco, passi avanti, cioè passi livello, aumenti la qualità, ti migliori. Ok? Ringrazio per aver seguito fino a qui. Mi piace. Condivisione vitamina come sempre. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.